appunto abbiamo parlato di crisi economica, la famiglia, l'impresa e anche delle istituzioni, magari se abbiamo tempo cercheremo anche di interpellare il Presidente dell'Autorità su questi argomenti. Credo sia il momento anche dei saluti da parte di Tiziana Pompei, segretario generale di Unione Camere, che non so se, se c'è, che non vedo. Allora, andiamo con la professoressa Liliana Rossi Carleo, che è professore ordinario di diritto privato, docente di diritto dei consumi all'Università degli Studi Roma 3, che ci anticiperà anche parte dei contenuti appunto della relazione che viene presentata oggi, che poi sentiremo in qualche dettaglio in più dal relatore successivo. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Potrebbe apparire ripetitivo, ma io voglio iniziare comunque con i ringraziamenti anch'io. Il ringraziamento che vanno alle autorità che manifestano sempre interesse a questo evento, e per noi questo è un punto qualificante. Ringraziamenti a Consumer Forum, che ha creduto nell'iniziativa e con la quale abbiamo sempre collaborato in maniera molto intensa per realizzare questo evento. Evento che ha sempre di più, almeno nelle nostre speranze, l'ambizione di trasformarsi da evento che si riduce in una mattinata a un momento di verifica costante che va avanti nel tempo e rispetto alla quale si possono aprire delle discussioni che non si riducano così ad appunto a quello che noi chiamiamo evento. E in questa prospettiva quest'anno, come già anticipato Fabio Picciolini, ci è apparso evidente che siamo partiti da un timore che non può che essere un timore di tutti noi, che è quello che la crisi possa incidere in maniera determinante anche su quanto avevamo raggiunto a proposito della tutela del consumatore, che è sempre stato il tema centrale intorno al quale abbiamo ragionato. E ci siamo posti quindi in primo luogo la domanda relativa alla verifica dei limiti entro i quali possa quantomeno mantenersi un minimo floor comune costante, e insisto comune, su quello che è la tutela del consumatore. E ci è parso evidente che di fronte all'inerzia del legislatore, inerzia che ci pare evidente, basti pensare ad aspetti essenziali, quali sono quelli per esempio di risposte rispetto al piano fra norme generali e norme speciali, risposte che mancano e che vengono purtroppo delegate in maniera forse anche poco opportuna rispetto a quanto vorrebbe l'Unione Europea. C'è poi il problema di quello che tutti noi possiamo fare e quindi del non rimanere passivi di fronte a questo. In questa domanda si articola un po' tutto quanto il nostro rapporto, e quindi il vedere che cosa possiamo fare si pone in primo luogo come domanda ovviamente alle autorità, che sono quelle rispetto alle quali ci siamo interrogati, e ci siamo chiesti, e in effetti la domanda un pochino già era presente nel rapporto dell'anno scorso, ci siamo chiesti se e quanto le autorità possono fare in tema di autoregolamentazione dei regolamentatori, e quindi in effetti che cosa possano fare. Però non ci siamo limitati a chiedercelo solo nei confronti delle autorità, ci chiediamo quanto possano fare per esempio gli operatori, incentivando prassi e codici di buona condotta, e quindi ci siamo chiesti anche che cosa possono e debbono fare le associazioni dei consumatori, perché ci siamo chiesti se il loro ruolo possa diciamo tramutarsi da un ruolo attento ed essenziale per quanto riguarda i profili macroeconomici ad un ruolo più attivo, che possa avere un ruolo propositivo. E forse proprio in quest'ottica di ruolo propositivo ci siamo impegnati nel vedere se e come potevamo partire oggi con le proposte intorno alle quali, alcune proposte intorno alle quali discutere. In realtà io non mi voglio proprio dare sensazione del lavoro di gruppo, perché veramente noi lavoriamo
in gruppo di un gruppo che per fortuna si va allargando sempre più, anzi vorrei dire che abbiamo il vanto che oggi sono presenti anche alcuni studenti, perché e questo significa che per noi il problema di formazione costante a certe diciamo, esigenze è un problema che sentiamo molto vivo. E dicevo, per dare così sensazione concreta di quello che fa il gruppo, non potendo invitare tutti i partecipanti del gruppo, perché abbiamo detto che il gruppo è molto intenso, mi permetterei di invitare io direttamente il professor Bassan a fare, diciamo... Chiedo solo un attimo di pazienza, grazie, perché esatto, la Tiziana Pompei... Allora, il passaggio va prima, ed è bello questo intermezzo con la dottoressa Pompei, perché anche questo secondo me è significativo, perché è un intermezzo che testimonia un ringraziamento che dobbiamo fare anche ai padroni di casa, perché non sono dei semplici padroni di casa che ci offrono una location, ma sono rappresentanti di un'istituzione molto anch'essa attenta a questi problemi e con la quale molto spesso abbiamo modo di collaborare in maniera molto positiva in un momento in cui il fare diventa essenziale in questo paese e il fare deve diventare ancora più significativo proprio in un momento di crisi, perché è proprio in questo momento dobbiamo dimostrare che non aspettiamo qualcosa che provenga dall'alto, ma tutti ci dobbiamo impegnare a fare qualcosa. Vi ringrazio. Grazie.